Sono le 1 di notte, quasi. Fa un caldo che voi non potete neanche immaginarvi e devo terminare le riprese con quest'affare perché ho veramente nel film è tutto indosso. Ho deciso di indossare questo e quindi. Mamma mia, che caldo allucinante! Sto sudando come una falena incrostata, veramente. Vabbè, questo è altro per l'universo. Accidenti, mi vero un incubo. Mi ricordo quando ho iniziato per caso prendendo la telecamera, mettendo lo screen di Sonic.exe sullo schermo e dicendo un po' cosa a caso, praticamente. Doveva essere solo un video simpatico per il canale. Non avrei mai pensato poi di poter creare questo background storico e portarlo a una certa serietà, a una certa profondità. Una forse delle saghe più interessanti che ho realizzato, insomma, nell'ambito del mio percorso su YouTube e sulla mia realizzazione di film amatoriali, ecco. È da molto tempo che volevo conoscerti, sai? È incredibile quello che sei riuscito a fare con gli altri. Scusa, gli altri chi? Dici Mister Tentacolo Nero e Super Denti Bellissimi? Anche quando si era ributtato la saga nel 2017 con Sonic.exe, il primo capitolo ufficiale della saga, era comunque ancora un po' acerbo come progetto. Adesso siamo arrivati al quarto capitolo e dopo tutto quello che è stato rivelato in Vivere un Incubo Slenderman si apre un nuovo arco narrativo perché da una parte il primo arco narrativo della saga Vivere un Incubo praticamente si era già concluso in Vivere un Incubo Slenderman e ora con questo nuovo capitolo, anche con l'introduzione di questo nuovo villain, questa creepypasta di Jeff the Killer che è uno dei personaggi più richiesti da sempre, da quando ho iniziato la saga praticamente. Adesso mi metterò a cercare quella voce. Farò in modo di farla tacere. Così dovresti finalmente credere. No, non credere, cedere, cedere. Vai, tranquillo, rifatto. Jeff the Killer era abbastanza un azzardo perché è un personaggio piuttosto complesso e rielaborarlo un po' a modo mio, un po' per quello a cui servirebbe per la saga. È parecchio azzardato e non mi sentivo ancora all'altezza. Adesso, dopo anni, e anche comunque ascoltando le richieste dei fan, ho deciso di inserirlo e spero di aver realizzato uno script che possa sia ricombaciare con la storia del personaggio originale e sia funzionare in un contesto piuttosto differente. Ma risparmiati. Per ora non ho intenzione di attaccarti. E allora che minchia ci faccio qui? Anche le cose che succedono comunque sono a libera interpretazione. Il percorso evolutivo del mio personaggio, inserito in un contesto piuttosto drammatico, penso che potrebbe spezzare in due l'opinione del pubblico. Ma d'altro canto, l'azzardo, penso sia proprio quello che occorre alla saga per renderla sempre più interessante.